sono contrario ad una società divisa per quote, tanti bianchi, tanti neri, tanti gialli, tante donne, tanti maschi, cioè è completamente ridicola una cosa simile, è insostenibile e artificiale. Però se viviamo in una società nella quale il maggior numero dei laureati è donna, il maggior numero a questo punto di insegnanti, di magistrati, di funzionari di medio e alto livello è donna. Poi quando però arriviamo alle posizioni cosiddette apicali, cioè le posizioni di vertice, tutto questo si rovescia e improvvisamente salta fuori che lì la maggioranza è fatta da maschi, vuol dire chiaramente che c'è un meccanismo discriminatorio perverso, un collo, dal quale un apice momentaneamente ancora costituito dai maschi in realtà seleziona prevalentemente maschi e non vede questa maggioranza. Allora bisogna rompere il tappo in realtà e la crosta mascolina che si è formata su quel tappo e lo stringe va fatta saltare con un po' di dinamite quote rosa. Ma questo lo vedo come un espediente transitorio, perché una volta saltato il tappo, saranno poi le donne che insieme a maschi e a transgender avranno costituito questo insieme a fare le loro scelte. Vabbè, ci sono sempre meccanismi di cooptazione a questo mondo. La cooptazione non è un male in sé, la cooptazione è una schifezza quando avviene a beneficio del figlio dell'avvocato che sta nel mio studio, del figlio del magistrato col quale io ho una causa in corso e allora mi piace compiacerlo, così, del fratello della mia amante, questo è dei miei allievi, perché un cretino dei miei è sempre meglio di qualcun altro meno cretino, ma che non è dei miei. Ecco, queste sono le schifezze, ma non è che le possiamo eliminare con quelle assurdità alle quali ogni tanto, ahimè, si fa ricorso, tipo l'estrazione a sorte o le liste o quant'altro. Insomma, c'è un momento nel quale la responsabilità degli esseri umani è chiamata in gioco. Se sono degli irresponsabili, ci devono essere poi dei meccanismi per colpire la loro irresponsabilità. Ma insomma, sostituire il cervello umano con la sorte, per dirne una, è un modo sbagliato di affrontare le nostre debolezze. Quindi lei è favorevole alla legge sulle quote rosa? Sì, appunto, però la vedo come un espediente transitorio.